Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di My Matematica. Oggi vediamo il teorema delle contrazioni, la sua spiegazione e la sua dimostrazione. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Mi raccomando, se questi contenuti vi stanno aiutando e sono di vostro gradimento, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, datevi sempre una grattata dietro l'orecchio prima di seguire un video di analisi matematica, ma soprattutto se i contenuti che sto facendo vi hanno aiutato a prendere un bel voto, a superare un esame o a chiarire un dubbio esistenziale, potete supportare il lavoro che sto facendo lasciando, anzi andando a cliccare sul cuoricino che trovate qua sotto dove ci sono i tasti like. Scrollate verso sinistra, cliccate sul cuoricino grazie e potete lasciare una piccola donazione. Se inoltre volete essere salutati o un video a voi dedicato, potete andare su Patreon che trovate sempre nei contatti sotto ai video. Detto questo, finito il momento marchetta, come detto, vi lascio qua su in alto la playlist per accedere al mondo di analisi matematica 1. So che molti di voi questo teorema lo studiano in analisi matematica 2. Io l'ho inserito in analisi matematica 1 per il semplice fatto che, avendolo studiato all'università, nella facoltà di matematica, noi l'abbiamo studiato ad analisi 1. Forse abbiamo volato un po' alto, però ha fatto il suo dovere. Allora, teorema delle contrazioni, noto anche come teorema di Banach-Cacioppoli o teorema del punto fisso. Per capire questo argomento, farò riferimento ad una serie di video che trovate all'interno della playlist. Li richiamerò di volta in volta, è fondamentale che ve li andate a vedere per capire bene quello di cui sto parlando. Ma veniamo subito al teorema. Il teorema ci dice che se la coppia x maiuscolo d è uno spazio metrico completo e se abbiamo una funzione f definita sull'insieme x a valore in se stesso, che è una contrazione, allora esiste un unico valore x piccolo appartenente all'insieme x grande, tale che f di x uguale a x. E questo punto x si dice punto fisso della funzione o punto unito. Prima di fare la dimostrazione cerchiamo di chiarire che cosa sono queste ipotesi 1 e 2. Quindi facciamo un po' di chiarimento sull'ipotesi e su questo concetto di punto fisso. Allora, la prima ipotesi che abbiamo detto è che x grande d è uno spazio metrico completo, quindi x è l'insieme su cui andiamo a lavorare, d è ovviamente una distanza. Il concetto di spazio metrico l'ho spiegato in un video dedicato proprio agli spazi metrici e al concetto di distanza, quindi mi raccomando andatevelo a vedere. Quello che però voglio fare qui è riprendere il concetto di spazio metrico completo. Questo significa che se noi prendiamo una successione x con n che è contenuta in x grande, allora se x con n è di Cauchy, allora converge in x grande. Quindi significa che esiste un x tale che il limite per x che tende, scusate, per n che tende a più infinito di x con n è proprio uguale ad x. Quindi qualsiasi successione di Cauchy in uno spazio metrico completo converge ad un valore che si trova internamente allo spazio. Questo è molto molto importante. Che cosa significa questo? Che cosa significa che è una successione di Cauchy? Significa che per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un valore n epsilon a partire dal quale la distanza che c'è tra due elementi vicini, quindi xm e x con n, è piccola a piacere, quindi minore di epsilon, per ogni m ed n più grandi di n con epsilon. Quindi dovete immaginare che questi sono i vari punti che costituiscono la nostra successione, ma a un certo punto, passato n con epsilon, da un certo momento in poi, la distanza tra questi punti comincia a diventare molto piccola, quindi comincia a diventare minore di epsilon, ovvero piccola a piacere. Come vedete, ho usato il concetto di distanza e non il modulo di xm meno xn.
Ok, quindi questo è molto importante perché tutto il video verrà trattato con il concetto, con la teoria degli spazi metrici e non con il classico valore assoluto. Ma se volete, lo switch da fare è semplicemente questo, se non l'avete trattato nei vostri corsi universitari. La seconda ipotesi fondamentale è che F è una contrazione. Probabilmente ci sarà sicuramente adesso da spiegare che cosa si intende per contrazione, ma la parte che non va trascurata è la prima parte, cioè la parte di definizione. Si dice che è una funzione a valori in se stessa, quindi prende un elemento di x e lo manda in un ambiente sempre contenuto in x. Addirittura prende un proprio intervallo e lo può mandare. Se non lo manda direttamente in x, lo manda in un sottoinsieme che è contenuto comunque in x. Questa è una condizione estremamente importante. Per quanto riguarda invece l'aspetto di contrazione, la definizione vuole che esiste una costante L appartenente all'intervallo 0,1, quindi può essere 0, ma non può essere 1, quindi vive in questo ambiente. Tale che per ogni punto A e B che si trovano in x grande vale la seguente disuguaglianza, ovvero ve la scrivo prima in valore assoluto: il modulo di f di b meno f di a, quindi la distanza che c'è tra le immagini, questa cosa non mi piace, la voglio cancellare perché è molto brutta. La distanza che c'è tra le immagini si dice che viene maggiorata, quindi è minore o uguale di L volte, la distanza che c'è tra i punti B ed A. Questa definizione la andiamo a riscrivere usando il concetto di distanza e quindi diventerà che la distanza tra l'elemento F di B e l'elemento F di A risulta essere minore o uguale di L volte la distanza tra l'elemento B e l'elemento A. Sono due scritture equivalenti. I più attenti di voi però avranno notato che in un altro video della mia playlist ho già usato questa stessa definizione. Molti di voi diranno: questa è la stessa definizione di funzione lipschitziana. E io vi dico che voi in parte avete ragione, ma qual è la differenza quindi tra una contrazione ed una funzione lipschitziana? Le differenze sono due. La prima grande differenza è sulla definizione della funzione. La funzione, ripeto questo concetto, si dice che la funzione è a valori in se stessa, cioè prende l'insieme x e la sua immagine è praticamente uguale al dominio, se così possiamo dirlo, grosso modo. La seconda differenza è su questa costante L, che nel mondo delle funzioni lipschitziane, è un valore finito, ma diciamo non c'è questa particolare condizione e restrizione, cioè che la costante deve essere compresa tra 0 incluso e 1 escluso. Quindi queste sono le due grandi differenze. Ultima cosa da sapere sulle contrazioni è che se F è contrazione, allora a noi servirà sapere anche che allora F è continua. E useremo questo risultato per andare a dimostrare il teorema. Ma prima di dimostrarlo, voglio farvi vedere graficamente che cosa significa essere un punto fisso. Essere un punto fisso significa essere in grado di risolvere la seguente equazione: x uguale f di x. Ovvero, se io prendo un punto che sta qua, facciamo finta x uguale 4, la funzione non lo trasforma, quindi la relativa y, cioè il numero che sta qua, continua ad essere f di 4 uguale a 4. Quindi essere un punto fisso significa che non viene modificato, non viene spostato. E questa è una caratteristica, diciamo, abbastanza particolare che non tutte e non sempre tutte le funzioni hanno.
Inoltre, questo teorema ci garantisce, sotto l'ipotesi che vi ho detto prima, che questo punto fisso esiste ed è unico, a patto che vengano rispettate le due ipotesi. Ora, se siete arrivati vivi fino a questo punto, io vi chiedo, data la funzione y uguale x alla seconda, sareste in grado di trovare, quindi trova i punti fissi? Quindi metti in pratica questa equazione e prova ad applicarla a questa semplice funzione e a vedere se riesci a trovare i punti fissi e me li vai a scrivere qua sotto nei commenti, così ci alleniamo insieme. Bene, se sei sopravvissuto fino a questo punto, farti il segno della croce perché adesso inizia la dimostrazione vera e propria. Quindi beviti un goccio d'acqua e partiamo. La dimostrazione, come vedete qua, come potete leggere, inizia con la parte dell'esistenza. Ebbene sì, perché dico questo? Come vedete, nella tesi del teorema ho scritto che esiste un unico x punto fisso. Noi dobbiamo dimostrare quindi che questo x esiste e che questo punto è anche unico. Il punto esclamativo si legge unico, quindi esiste un unico x. Bene, detto questo, torniamo alla nostra dimostrazione e vediamo un po' che cosa fare. Il punto di partenza è quello di andare a prendere un punto x0 che si trova dentro a x e a partire da quel punto vado a costruire una successione per ricorrenza fatta in questo modo. Il primo elemento x1 è definito come f di x0 e l'elemento n più unesimo è uguale a f di xn. Ho trattato le successioni per ricorrenza sempre all'interno della playlist Analisi Matematica 1, quindi correte a vederle per capire come si gestiscono, che cosa sono, come si studia la loro convergenza e così via. L'obiettivo di questa dimostrazione è quella di dimostrare che se vado a fare il limite per n che tende a più infinito, quindi vado a cercare il limite di questa successione, allora questa è uguale ad x, che è il nostro punto fisso che risolve l'equazione che abbiamo scritto prima e questo punto si deve trovare in x grande. Per fare questo lavoreremo in due step. Il primo step voglio semplicemente andare a valutare la distanza tra due elementi successivi di questa successione, quindi voglio andare a capire chi è la distanza tra xn più 1 e x con n. Beh, allora sfruttando quanto abbiamo scritto quassù in alto, per come è definita la successione per ricorrenza, questa è la distanza che c'è tra f di x con n ed f di xn meno 1. Bene, noi sappiamo che però f è una contrazione, quindi questa è minore uguale di l volte la distanza che c'è tra l'elemento xn e l'elemento xn meno 1. Adesso possiamo continuare questo ragionamento e dire, se prima abbiamo visto la distanza tra xn più 1 ed x con n, adesso andiamo a vedere come poter riscrivere la distanza tra xn e xn meno 1. Quindi riapplichiamo lo stesso ragionamento. Allora io riscrivo da capo, la distanza che c'è tra xn e xn meno 1 è uguale, per lo stesso discorso di prima, alla distanza che c'è tra f di xn meno 1 e f di xn meno 2. Visto che è una contrazione, può essere maggiorata nel seguente modo. Possiamo quindi scrivere che quella distanza è minore o uguale di l volte la distanza che c'è tra l'elemento xn meno 1 e l'elemento xn meno 2. Insomma, da queste due ci portiamo a casa che la distanza che c'è tra xn più 1 e xn è minore uguale di l alla seconda, perché abbiamo iterato il passaggio due volte, la distanza tra l'elemento xn meno 1 e l'elemento xn meno 2. Ora, quindi, se noi continuiamo ad iterare fino ad arrivare agli ultimi due elementi, otteniamo la cosa che più ci interessa, ovvero otteniamo che la distanza tra l'elemento xn più 1 e l'elemento x con n è minore o uguale di l alla n volte la distanza tra l'elemento x1 e l'elemento x0. Questo
un modo per riscrivere e per maggiorare la distanza tra due elementi consecutivi della nostra successione definita per ricorrenza. Il secondo step è quello in cui voglio andare a dimostrare che x con n, cioè la successione per ricorrenza che abbiamo scritto prima, è una successione di Cauchy. Quindi, come abbiamo detto prima, per ogni epsilon esiste un n con epsilon, tale che la distanza tra due elementi vicini, quindi non successivi, ma vicini, è piccola a piacere. Allora io che cosa faccio? Scelgo m maggiore di n e andiamo un po' a vedere che cosa possiamo fare. Sappiamo che la distanza tra l'elemento x con m e l'elemento x con n, per la disuguaglianza triangolare, quindi disuguaglianza triangolare, posso dire che è minore o uguale delle somme per k che va da n ad m-1 della distanza tra l'elemento x k più 1 e l'elemento x con k. A sua volta, per quello che abbiamo imparato al passo prima, la distanza tra due elementi successivi noi la sappiamo maggiorare ulteriormente, quindi questa è minore o uguale delle somme su k che vanno da n ad m-1 di L alla k che moltiplica la distanza tra l'elemento x1 e l'elemento x0. A questo punto quello che è importante è concentrarsi su questa prima parte della sommatoria in cui persiste il k. Nella parte successiva il k non c'è, quindi questo valore potremmo anche tirarlo fuori dalla sommatoria. Questa è una sommatoria importante perché che cosa sono queste? Sono somme parziali di una serie geometrica. Perché dico serie geometrica? Perché L, ricordiamoci, che è compreso tra 0 e 1. E se ci andiamo a ricordare un po' le formule, possiamo dire che le somme, scriviamo la formula generale, per k che va da 0 a n di x alla k, di norma si scrive come x alla n più 1 meno x alla 0 fratto x meno 1. Ok, semplicemente questo. Nel nostro caso, avendo una somma per k che va da n ad m-1 di L alla k, lo possiamo scrivere come L alla m meno L alla n, tutto fratto L-1. Visto che poi numeratore e denominatore, così come sono entrambi negativi, perché dico che sono negativi? Perché L è più piccolo di 1, quindi un numero minore di 1 meno 1 è negativo. L alla m, essendo m maggiore di n, allora segue che anche L alla m risulta essere invece minore di L alla n, proprio perché L è un numero compreso tra 0 e 1. Quindi lo possiamo scrivere come L alla n meno L alla m tutto fratto 1 meno L, che ha una scrittura un po' più classica perché questo denominatore è il classico della serie geometrica infinita. Bene. A questo punto ci resta da maggiorare questa quantità, la possiamo maggiorare come L alla n volte tutto fratto 1 meno L, quindi la distanza tra i due elementi xm ed x con n risulta essere minore o uguale di L alla n volte tutto fratto 1 meno L. Questa quindi era il punto che noi volevamo, perché questo è il punto importante. Questo è il punto importante perché adesso, ricordando che L è un valore che è compreso tra 0 e 1, quando io passo al limite, la quantità L alla n tutto fratto 1 meno L tende a 0. Quindi significa che la distanza che c'è tra l'elemento xm e l'elemento x con n deve essere piccola a piacere e dirò che quindi questa distanza è minore di epsilon. Questo significa che allora x con n in qualità di successione è una successione di Cauchy. Sappiamo inoltre che questa successione è convergente. Essendo convergente, sarete d'accordo con me
È convergente perché siamo in uno spazio metrico completo, questo fa parte dell'ipotesi del teorema. Il limite per n che tende a più infinito di x con n tende ad un valore x che appartiene all'insieme x grande su cui era definita la nostra funzione. Ora, osservazione importante da fare. Se xn tende a x, allora sarete d'accordo con me che anche xn più 1, visto che sono infinitamente vicini, tenderà anche lui ad x. E allora la nostra successione per ricorrenza, che era definita no come xn più 1 uguale f di x con n, quando io passo al limite per n che tende a più infinito, xn più 1 tende ad x. E f di x con n, sfruttando la continuità, tenderà ad f di x. E quello che abbiamo appena dimostrato è che esiste questo valore x che è il punto a cui converge la nostra successione. E abbiamo anche dimostrato che questo valore x va a risolvere l'equazione di punto fisso. Per quanto riguarda invece la questione dell'unicità, questa la dimostriamo per assurdo. Quindi suppongo per assurdo di avere due punti fissi, A uguale ad f di A e B uguale ad f di B. Adesso io vado a valutare la distanza che c'è tra l'elemento B e l'elemento A. Beh, essendo questa una contrazione, vale che la distanza tra B e A è uguale alla distanza tra f di a, f di b, scusate, e f di a, per quanto scritto sopra. Quindi semplicemente questa uguaglianza deriva da quello che abbiamo scritto sopra. Ma siccome f è una contrazione, risulta essere minore o uguale, questo perché f è contrazione, minore o uguale di l volte la distanza che c'è tra b ed a. Ma adesso se voi guardate la catena, avete ottenuto che la distanza tra due elementi è minore o uguale di se stessa moltiplicata per una costante. Ma questa cosa è praticamente assurda. Questo è assurdo, tranne nel caso ammissibile, che per noi sappiamo si può fare, può accadere, in cui L sia 0. Se L è 0, allora la distanza che c'è tra B ed A è anch'essa uguale a 0 e per le proprietà delle distanze che abbiamo visto nel video dedicato agli spazi metrici, deve essere per forza che B coincide con A. Quindi, se prendiamo per assurdo che i punti fissi sono 2, questo non può capitare. L'unico modo perché ci siano due punti fissi è che si coincidano e quindi che in ogni caso siano comunque lo stesso punto fisso. Va a terminare quindi in questo modo la spiegazione sulle contrazioni e la dimostrazione dell'intero teorema di Banach-Gacioppoli. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao belli!